Ci troviamo davanti al castello aragonese. Il vecchio castello distrutto dai turchi è stato successivamente ricostruito nel 1481 dagli aragonesi. Inizialmente aveva una forma quadrangolare con le quattro torri circolari ai quattro angoli, poi successivamente Carlo V lo fece ingrandire e nella parte posteriore vennero costruite nuove torri dalla forma triangolare. A fine del 1500 si costruì l'ultima torre, la Punta di Diamante, a picco sul mare. Tutto intorno girò un fossato che non vi era acqua, serviva soltanto per tenere lontani i nemici. Quindi all'interno non c'è lussi, è molto spartano, serviva per i soldati e per contenere le armi. Come avveniva la difesa? I cannoni potenti si trovavano tutti sulle terrazze, sparavano molto lontano e dovevano impedire ai nemici di farli avvicinare. Però poteva succedere che i nemici riuscissero ad avvicinarsi. La prima cosa che facevano è cercare di scendere giù nel fossato. Si fermavano con i tiri di cannone ben mirati. Tutte le feritoie del castello erano posizioni per cannone, cannoni più piccoli con una gettata corta ed erano tutti mirati in punti ben precisi. Chi riusciva poi a scendere giù nel castello, la prima cosa che faceva era quella di armarsi di funi, di arpioni, lanciarli e cercare di arrampicarsi per entrare all'interno. Ma venivano bloccate in che modo? Dalle feritoie che si trovavano nelle rondelle, le cannonate sparavano proprio rasente al muro rettilineo, alle cortine. In questo modo i nemici si arrampicavano, le cannonate spazzavano via e ci sono tiri incrociati perché le rondelle si trovano sia da una parte della cortina che dall'altra, per cui queste cannonate sparavano in questo modo. Quindi era impossibile entrare all'interno proprio grazie a questa tecnica che si chiama filo radente, proprio perché sparavano radente, rasente al muro rettilineo. Camminando nel centro storico si possono vedere delle grosse pietre e palle di marmo o di granito. A Otranto comunemente vengono chiamate le palle dei turchi. Sono le bombarde che i turchi catapultarono sulla città di Otranto nella famosa battaglia del 1480. Ce le avevano sulle navi, noi qui non abbiamo cave di granito o di marmo, per cui non le hanno potute fare qui. Le tenevano sulle navi, se le sono portate dalla Turchia, e sono state proprio lanciate per distruggere la città. Una delle leggende che ci è sempre stata raccontata fin da bambini è quella di un nobiluomo spagnolo che ritorna ogni sera nel castello. Se si entra nella cappella, sulla destra vi è la tomba di una nobildonna spagnola, donna Teresa. Questa donna è morta di parto, al primo parto, e pare che il marito, che era il comandante di questo castello dove all'interno vi erano i soldati, e impazzì dal dolore e ogni notte ritorna davanti alla tomba della donna a piangerla e si sentono i lamenti di quest'uomo. Un'altra leggenda che ci viene raccontata, che ci veniva raccontata, è quella che i prigionieri, quando dovevano condannarli a morte, li buttavano dalla punta di diamante. La punta di diamante finisce in maniera tagliente, per analogia al diamante viene proprio chiamata in questo modo. E allora si dice che i condannati a morte li buttavano giù dalla punta di diamante e arrivavano a terra divisi a metà.